Sindaco, allora un'iniziativa molto importante, molto significativa per i piccoli che devono cominciare a intravedere un futuro gioioso. È la quinta edizione della Festa dell'Infanzia, a cui teniamo molto come manifestazione perché è un bel momento anche di aggregazione, di condivisione tra i genitori della città, di quelle che sono le possibilità che offre la città stessa, no? In termini di asilo, di spazi baby, tra cui ci sono anche delle strutture comunali molto funzionanti, molto importanti, di cui andiamo fieri. Io devo ringraziare l'assessorato e Alessandra Lecis, che è stata bravissima, come è stata bravissima come al solito Fabrizia Trapanesi, che è presidente della commissione pubblica istruzione. Ovviamente devo ringraziare anche la Fondazione Carici, perché ci aiuta a mettere in piedi quella che è una manifestazione che in questi 5 anni è arrivata ad un livello di qualità assolutamente elevato, di cui andiamo assolutamente fieri. Spero sia qualcosa che chi verrà dopo di noi, a prescindere dal colore politico, porti avanti. Questo è il quinto anno che siamo qui e come ogni anno abbiamo diverse associazioni che si sono avvicinate e che ci supportano nell'animazione di questa festa. E, ad esempio, abbiamo l'associazione Catapulta che porta, diciamo, le attività che è solita fare nelle strutture della prima infanzia, come letture animate e circomotricità, e abbiamo Super Sere che, insomma, animerà la festa con le sue mascotte, e poi le associazioni che hanno risposto al bando delle sponsorizzazioni come la Croce Rossa, Rosso Cuore e il mondo di Gina, che appunto con i suoi 2 asinelli speriamo possa, insomma, far conoscere il mondo della fattoria e degli animali ai bambini. Ma è gratificante vedere che la festa ha preso piede negli anni e spero che si possa continuare, insomma, perché è un momento veramente comunitario importante. Che prima di essere assessore sono una docente, quindi quando vedo le iniziative che vengono un po' dal mondo della scuola e degli asili nidi, per me è fonte veramente di gratificazione. Ecco, io devo ringraziare non solamente gli asili nido che oggi si sono messi, insomma, all'opera per questa giornata, ma anche poi tutte le associazioni e gli soggetti che hanno deciso di partecipare per rendere questo giorno il più bello possibile. Gli asili nido sono i nostri due comunali, poi ci sono i nido privati, spazi baby, micronidi, eccetera. E poi c'è la partecipazione anche per quanto riguarda l'animazione di varie associazioni che oggi porteranno un po' a far divertire i nostri piccoli abitanti.